E benvenuti al Museo di San Domenico di Imola. Oggi, per questa notte al museo, andremo a scoprire un personaggio misterioso che da molti anni dorme in questo museo, la mummia Dorina. Per fare questo, per prima cosa, dobbiamo entrare dentro al Museo Scarabelli, dedicato al famoso geologo e paleontologo imolese. Nel 1857, Giuseppe Scarabelli, insieme a Odoardo Pirazzoli, Giacomo Tassinari e Giuseppe Liberani, fu tra i fondatori del Gabinetto di Storia Naturale, primo nucleo di questo museo. Nel 1865, il medico Pietro Toschi, amico di Scarabelli, comperò la mummia egizia per motivi di studio, dopodiché la donò al museo. Eccoci arrivati alla nicchia dove dorme la mummia egizia. Dorina, questo è il soprannome che è stato dato alla mummia, perché ha dell'oro sul viso e sul petto. È stata scoperta intorno al 1850, dentro una grotta, all'interno di una montagna, chiamata Lamate. Era appoggiata sul vivo sasso e circondata da due coccodrilli e da un gatto mummificati, perché simbolo di protezione. Di queste mummie solo quella di un coccodrillo si è conservata ed è oggi al Museo di Bologna. È una mummia che risale al primo o secondo secolo d.C., un'epoca dove l'Egitto era già sotto il dominio di Roma, ed è una bambina di 4-6 anni. Oltre all'oro su viso e petto, ha anche i capelli rossi, tinti con l'henné, e questo ha fatto pensare che appartenesse a una classe aristocratica. Quando Pietro Toschi l'ha acquistata, non aveva né bende né amuleti, ma ha graffi sul corpo e le manca una mano. Questo ha fatto pensare che sia morta uccisa da un coccodrillo. Cos'è una mummia? E come mai gli antichi egizi erano così bravi nell'arte della mummificazione? C'è da dire che l'Egitto è circondato dal deserto e il suo clima è caldo e secco. Così, quando all'inizio della sua storia i morti venivano seppelliti in semplici buche scavate nella sabbia, si seccavano e si conservavano naturalmente, mummificandosi in maniera naturale. Fu l'osservazione di questo fenomeno che probabilmente fece venire in mente agli antichi egizi l'idea di mummificare i loro morti, poiché credevano nella vita oltre la morte, il corpo andava conservato affinché l'anima, o meglio il ka, o spirito vitale, avesse un contenitore in cui tornare per poter risorgere e andare a vivere nell'oltretomba, una vita del tutto identica a quella terrena, ma più piacevole. C'erano vari tipi di mummificazione, a seconda dell'accuratezza e del prezzo che uno era disposto a pagare. Quella più accurata e anche più costosa si svolgeva in questa maniera. Prima di tutto il corpo andava lavato e purificato, quindi gli veniva praticato un taglio lungo il fianco sinistro, da cui venivano estratti stomaco, intestino, fegato e polmoni, che andavano conservati e riposti nei quattro vasi canopi. Il cuore, sede dell'anima e della coscienza, non andava né rimosso né separato dal corpo. Il torace e l'addome andavano quindi di nuovo riempiti con paglia, segatura, stoffa, spezie, prima di ricucire il tutto. Un ferro ricurvo andava quindi inserito nelle narici per spappolare e rimuovere il cervello. Nel cranio veniva inserita una resina liquida a rapido indurimento. Ora il corpo veniva completamente ricoperto, per ben 40 giorni, con il natron, un sale di carbonato di sodio che aveva lo scopo di disidratare il corpo. Una volta rimosso il natron, il corpo andava di nuovo lavato e unto con oli, perché tornasse di nuovo elastico e profumato. Era ora il momento di avvolgere il tutto con lunghe bende di lino, incollate tra di loro con resina liquida.
Mentre alcuni sacerdoti si occupavano di fare questo, il capo sacerdote, travestito con una maschera che rappresentava il dio Anubi, il dio dalla faccia di sciacallo, dio della mummificazione, si occupava di recitare delle preghiere e delle formule magiche per allontanare gli spiriti maligni dal corpo. Andavano fasciate prima la testa e il collo, quindi le dita di mani e piedi, quindi le braccia e le gambe, prima separate, poi unite tra di loro. Tra i vari strati delle bende andavano inseriti degli amuleti magici per protezione del corpo. Un esempio di questi amuleti magici li possiamo vedere qui, nella collezione regalata al museo dal conte Poggiolini. Gli amuleti magici potevano essere rappresentativi di una divinità protettrice, come per esempio il falco, che rappresentava Horus, figlio di Iside e di Osiride, che rappresentava il dio vivente, oppure la rana, che rappresentava Iket, la divinità della testa di rana, che presiedeva a vita e fertilità, o ancora Bes, la divinità che proteggeva la casa, le donne e i bambini dagli spiriti maligni. Gli amuleti potevano anche essere dei simboli particolari che proteggevano il viaggio o parti particolari del corpo del defunto, come per esempio il cuore di bue, che proteggeva il cuore e lo rendeva sincero davanti al giudizio di Osiride, oppure il pilastro Jed, che rappresentava la colonna vertebrale di Osiride, e messo dietro alla schiena della mummia, la proteggeva e le permetteva di rialzarsi e di risorgere. O ancora il poggiatesta, che posto dietro al collo della mummia, ne proteggeva il sonno dagli spiriti maligni ed impediva di venire decapitata. Accanto al sarcofago non poteva mancare una statuetta particolare, l'Ushabti. Era una statuetta che si credeva si potesse rianimare pronunciando particolari formule magiche, e una volta rianimata aveva lo scopo di fare da servo al morto nella vita dell'oltretomba. Dopo 70 giorni, tanto durava il processo di mummificazione, il corpo veniva restituito ai parenti. Questi organizzavano un corteo funebre per portare la mummia alla sua tomba. Qui davanti avveniva il rito dell'apertura della bocca. Il corpo veniva messo ritto in piedi e gli veniva accostato un coltello rituale alla bocca, al naso, agli occhi, alle orecchie e agli arti, per ridonargli i 5 sensi che gli sarebbero dovuti servire nella vita dell'oltretomba. Si faceva quindi un banchetto funebre, quindi la mummia, dentro al suo sarcofago, veniva sigillata all'interno della sua tomba, tutta ripiena di quei beni materiali, cibi e bevande che gli sarebbero potuti servire nella vita dell'oltretomba. Ora il morto doveva presentarsi davanti al tribunale divino, presieduto da Osiride, dio dell'oltretomba. Qui Anubi prendeva il suo cuore e lo poneva su uno dei piatti di una grande bilancia. Sull'altro piatto della bilancia stava la piuma della dea della verità e della giustizia, Maat. Se il cuore del morto era di pari peso a quello della piuma, poteva riprendere il proprio corpo ed entrare nel mondo dell'oltretomba. Se invece il suo cuore, pieno di peccati, era più pesante della piuma della dea Maat, veniva divorato da Amut, un mostruoso incrocio tra leone, ippopotamo e coccodrillo. Ora la sua morte era definitiva. La possibilità di entrare nel mondo dell'oltretomba all'inizio era destinata solo al faraone, e le regole per superare le porte del regno dei morti erano scritte sulle pareti interne della sua tomba. Poi la possibilità di entrare nell'oltretomba fu esteso anche alla gente comune e fece la sua comparsa il famoso Libro dei Morti, un rotolo in carta di papiro ricco di scritte e di disegni che conteneva tutte le formule per accedere al mondo dell'oltretomba. Entrare nell'aldilà ora era una possibilità concreta, raggiungibile per tutti, che dava tranquillità e serenità durante la vita terrena.